Professore, infertilità maschile è un problema diffuso? È un problema estremamente diffuso, soprattutto oggi. No, purtroppo negli ultimi 10 anni è venuta a mancare la visita di leva, che era un importante momento per valutare le problematiche di crescita, sviluppo e di fertilità nei ragazzi. La mancanza di questo importante strumento statistico ha portato la Società Italiana di Andrologia Medica e Medicina della Sessualità a fare un'indagine multiregionale in varie regioni, soprattutto del centro Italia. Sono stati visitati e valutati circa 10.000 ragazzi in età della maturità sessuale, e sorprendentemente oltre il 40% di questi aveva dei problemi che potrebbero riflettersi sulla fertilità. La cosa importante è che gran parte di questi problemi possono essere curati prima che si verifichi un difetto che potrebbe portare a dei presidi terapeutici molto più costosi, tipo la fertilizzazione medicalmente assistita. Quindi curando, individuando precocemente e curando, anche cercando di mantenere uno stile di vita corretto, si possono prevenire queste infertilità e quindi prevenire il problema. Le cause sono molteplici. Innanzitutto lo stile di vita, alcol, droghe, sono importanti per non consentire un perfetto sviluppo puberale. Quelli che gli inglesi chiamano endocrine disruptors, cioè gli inquinanti ambientali che portano ad alterazioni del nostro equilibrio endocrino, che di conseguenza porta a questo tipo di alterazione. Infine, è una leggenda che è stata ormai pubblicizzata da qualche anno: gli indumenti stretti, il telefonino messo in tasca vicino all'apparato riproduttivo maschile, che potrebbe causare queste problematiche.